Ok, là si va. Ah, che forse ho trovato la soluzione. Evviva! Era solo una questione di regolazione, dove c'è la gola. Sì, finalmente ho trovato l'inquadratura giusta, dai. Risolto. Oh, c'è un po' di venticello, prima ho visto un cigno che volava però d'acqua e stanazzava anche, bello, lunghissimo. Facendo un sacco di tentativi, alla fine ho trovato l'impostazione giusta di questa pettorina. Nel frattempo si è alzato un po' di vento, che noia. Allora, così faccio, posso anche fare a meno di mettere il wifi, che mi fa consumare batterie, tra l'altro. Oggi si pedala veramente bene, sono contento. Thank you.
Che meraviglia, ragazzi, sono anche i pescatori. Qua vi siete proprio in pace, eh? Un cigno, chissà, magari era quello che svolazzava prima. Che meraviglia qua, che bello, 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 bello. Mancano circa 3 km a Borghetto, poi vado avanti ancora un pezzo fino a che non si scarica la batteria. E la cosa importante è che non mi scaricano in via di batteria, perché sennò poi tornare indietro sono cazzi. Ops, beep! Però devo dire che oggi sto pedalando veramente molto bene, non so cos'è. C'è il vento contro. Boh. E magari qualche chilo che ho perso, eh. Tutto fa. Tutto fa. No. Ecco, qua inizia il punto della ciclabile col passaggio in mezzo agli alberi. Siamo molto vicini a Borghetto, particolarmente suggestivo, diciamo. Proprio il tratto finale.
c'è anche un canneto qua. Siamo quasi a Borghetto, eccolo qua, il passaggio in mezzo agli alberi. Bello, eh? Finalmente ho trovato anche l'inquadratura giusta. Ah, che figata.